Siamo giunti alla terza domenica di Quaresima. Il Vangelo che la liturgia ci propone è il Vangelo di Giovanni, capitolo 2, versetti 13-25. Si legge nel Vangelo che Gesù conosceva quello che c'è nell'uomo. Cosa c'è? Gesù non è un tipo da cercare facili consensi o approvazioni euforiche. È fermo, diretto. E noi? Abbiamo bisogno del fulgore della risurrezione per comprendere la profondità della sua umanità. A Lui guardiamo per capire meglio chi siamo e quello che siamo chiamati ad essere. Nel cuore dell'uomo abita una infinita esigenza di fiducia. Ci si fida continuamente, più o meno consapevolmente. Gesù ci propone di trasformare in esperienza divina questa naturale ed inconsapevole esperienza umana. Ci chiede di fidarci di Lui. Cosa significa fidarsi di Gesù? Significa riconoscere che la nostra vita è sua e che quindi è in buone mani. Anche quando sembra che il futuro è incerto, che la storia suggerisce solo dolore, Gesù fa risorgere la vita nella logica dell'amore. A noi sono dati una schiera di testimoni che, accogliendo questa logica dell'amore e facendone il cuore della loro esistenza, ci aiutano, se fatichiamo, a fidarci di questa verità. Gesù vuole spiegare, attraverso questo Vangelo di questa domenica, attraverso la sua parola, che il vero culto è quello in spirito e verità. Ricordiamo così l'episodio del dialogo di Gesù con la Samaritana, Giovanni, capitolo 4, versetto 23. Il Vangelo di questa terza domenica si inserisce per dare un senso spirituale al culto. La comunione con Dio è anzitutto una questione che tocca l'anima. Dio abita in chi custodisce la sua parola e vive in grazia. Tutta la vita, pensieri, azioni, sentimenti devono essere orientati a Dio e diventare atto di lode e amore per Lui. Siamo noi casa di Dio se custodiamo la parola. La nostra fede non può essere una fede da bottegai, una fede da baratto, sarebbe una fede scadente. L'amore, se è vero, non si compra, non si mendica, non si finge, non si impone. Sia la nostra vita guidata dalla logica dell'amore, sia la nostra una vita di lode, gradita a Dio. Così speriamo. E così sia. Buona domenica a tutti. Grazie dell'ascolto.